Veniamo al tema, quindi vediamo, tu pensa a una persona e vediamo se questa persona è innamorata di te, ti ama o ti piglia in giro. E ovviamente devi scegliere il testimone che sarà o il Buddha, come al solito, un saluto a Domitilla, o il Buddha, o la piramide, per chi si sente più in sintonia col simbolo della piramide. Oppure il simbolo della stele, eppure il simbolo della stele. Quindi vediamo Buddha, piramide o stele. Vediamo se questa persona ti ama o ti prende in giro. O ti prende in giro, che vuol dire se ti prende in giro? Vuol dire che ti piglia per il culo, vuol dire che tu pensi che ti ami. Ma teniamo presente una cosa molto importante, è che spesso ci facciamo prendere per il culo, eh? Questo, cioè, ci autoprendiamo per il culo, questo va tenuto presente, cioè la persona manifesta il fatto che non gliene frega un Kaiser, una beata minchia di te, ma tu continui a dire io lo amo, chissà se mi ama anche lui, io lo amo, e quindi poi, come dire, saranno le tue aspettative che ti deludono. Salutiamo anche Domitilla. E quindi partiamo con la scelta del Buddha per chi pensa di scegliere il Buddha. Ricordo che gli altri due sono successivamente, vedremo la piramide e successivamente ancora vedremo la stele. Un saluto alla nostra top Green Apple da Londra, Green Apple from London. Quindi partiamo dal Buddha, quindi ti ama o ti prende in giro? Allora, partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi per dare una sgrossata con gli arcani maggiore dei tarocchi, 22 arcani maggiore dei tarocchi, vediamo cosa ci dicono. Mescoliamo quindi le carte. Gli arcani danno risposte secche. Un saluto a Beti, la nostra Beti Cottage. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiore dei tarocchi. Ti amo, ti prende in giro, ti amo, ti prende in giro. Vediamo. Quali saranno gli arcani? La papessa, ne estraggo tre di fila. Il papa, e la papessa e papa, è interessante questo, eh? Papessa, papa e appeso, porca miseria. Allora, papessa, papa e appeso. Ma diciamo che, allora, sicuramente c'è una connessione profonda anche spirituale con questa persona. Perché vengono fuori, diciamo, le carte del Papa e della Papessa, che rappresentano, la Papessa rappresenta anche un po' la sensualità, se vogliamo, ha le chiavi di accesso al cuore, il Papa rappresenta la spiritualità, ma rappresenta un po' anche la manipolazione, no? Vedete, il Papa tende un po' anche a, è una persona molto carismatica, e quindi rappresentano, Papa e Papessa rappresentano due simboli, che sono poi la 2 e la 5, che diciamo messi assieme generano, come possiamo dire, una connessione molto cerebrale con questa persona. Allora, qua vengono fuori un po' di possibilità. Se tu sei donna e sei quindi una papessa, e la persona che ti può interessare potrebbe essere il Papa, diciamo, di sua iniziativa non è una persona spirituale, ma potrebbe essere anche infedele, diciamo, in questo caso è uscito dritto, quindi l'infedeltà è minima, però il Papa tende a cantare messa con tutti e l'appeso può rappresentare la relazione, quindi una relazione che può andare avanti, tra l'altro questo appeso è uscito al contrario, quindi è come se fosse in piedi quasi, quindi i difetti, diciamo così, le problematiche relazionali sono minime. Quindi una relazione che può funzionare, sicuramente c'è una connessione molto profonda, salutiamo anche Laura, tra queste due persone, quindi tra te e quell'altra, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna, perché comunque il Papa e la Papessa sono due facce più o meno della stessa medaglia. Il Papa rappresenta un po' lo yin, se vogliamo, e la papessa, il papa rappresenta lo yang e la papessa rappresenta lo yin, quindi sono, come dire, una relazione complementare, no? Dove messa assieme tu e quell'altra persona,
c'è un legame profondo, con dei fastidi però, dei fastidi, e ci potrebbe essere anche un possibile tradimento, possibile, non è detto che ci sia, ma potrebbe anche manifestarsi un tradimento. Vediamo ancora con i tarocchi di Marsiglia, capire se c'è fedeltà o meno in questa relazione. Sicuramente questa persona è comunque coinvolta con te, non è che ti prende in giro nel senso che vuole, come dire, star con te tanto per che non sa cosa fare, insomma, o prenderti direttamente per il culo. Potrebbe essere non totalmente fedele, ecco, diciamo così, non totalmente fedele. Vediamo un po' cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi, se questa fedeltà si può manifestare o se in realtà non si manifesta. Ebbene, in effetti viene confermata abbastanza perché c'è il paggio di denari. Beh, interesse, ci sono dei legami, tutti i denari escono, quindi ci sono dei legami solidi tra voi. Insomma, i denari rappresentano anche il simbolo di terra. Il paggio, però, che è la prima carta uscita, rappresenta anche un po' la superficialità. Quindi, come dire, un po' di, come dire, allegria, tra virgolette, da un punto di vista della relazione. Quindi, sicuramente una persona che, tra virgolette, ti ama, è una persona che è coinvolta con te, c'è un legame solido con questa persona. L'unica cosa che, ecco, ti potrebbe tradire, ma non un tradimento per lasciarti, un tradimento. È venuto fuori il paggio di denari per sicuramente una persona iperlogica, i denari rappresentano l'iperlogicità. Intanto mettete un like se non l'avete ancora messo, che è gratis, quello non costa nulla. Mettete pure un like. Se volete abbonarvi al canale e spendere 1 euro, spendetelo, o fare una donazione, insomma, spendere semplicemente 1 euro e date un sostegno al canale. Altrimenti mettete un like che non vi costa nulla e facciamo girare il video, insomma. E iscrivetevi sempre ovviamente gratuitamente al nuovo canale Cammini Iniziatico con Massimo Taramasco, vi posto il link qua sotto. Allora, quindi mettere un like veramente sul pollicione costa zero e date almeno un sostegno. Allora, vediamo un attimino che ci dicono i tarocchi Zen. Quindi relazione sicuramente stabile, relazione d'amore con possibile tradimento. E beh, viene fuori il compromesso, quindi bisogna insomma fare buon viso e cattivo gioco. Un eccessivo controllo, probabilmente la parte controllante sei tu che stai mettendo in atto, e ti dice di lasciare andare. Quindi non ci dà una risposta certa sul tradimento, ma potrebbe essere possibile. Ma tradimenti fatti proprio per, diciamo, non tanto per, vediamo ancora, voglio capire, approfondire questa storia. Tradimento fatto giusto per sfogo, potrebbe essere l'uomo che ne so, va dalla escort, va, che ne so, dalla massaggiatrice cinese, non lo so, per, diciamo, fare una trasgressione, uno sgamo, diciamo, non sicuramente un amante stabile. Beh, viene fuori l'unicorno che insomma sì, ci può far capire che un tradimento ci può essere. Se parlavamo di tradimento, è venuto fuori l'unicorno. Comunque, una relazione d'amore con al massimo un cornino che ti porti dietro, insomma, nulla di che. Quindi diciamo che non sono corna pesanti, ma sono corna leggere da portare. E è venuto fuori anche l'unicorno, combinazione che rappresenta quello. Quindi puoi continuare questa relazione. Il tradimento, se c'è, è proprio per sfogo. Uno che va dalla escort, dalla massaggiatrice, che, come dire, ha qualche sgamo di questo genere, ma nulla di che, insomma, nulla di solido, insomma. Oppure potrebbe essere un tradimento online, cioè chat, cose di questo genere. Quindi non comunque un amante stabile. Quindi è una persona che ti ama, è una persona con la quale c'è un legame profondo, che ogni tanto magari si concede qualche sgamo di natura extra, diciamo così, o puramente sessuale, da una professionista o da, insomma, da qualcuno così, oppure diciamo, oppure si concede qualche chat, qualche cosa di questo genere, senza però
crearsi una relazione poi totale, stabile. E veniamo alla, sì, qualche cornetto en passant, veniamo alla piramide, perché ha scelto la piramide, vediamo a chi ha scelto la piramide, quindi pensate a una persona, vediamo se questa persona ti ama o se ti prende in giro. Comunque nel primo caso non c'è preso in giro, mettete un like intanto che non vi costa niente, sono 35 persone collegate, solo 8 like. Il like è gratuito, non vi mangia, non vi costa niente mettere un like, serve per far girare il video, siccome YouTube monitorizza anche i like, più like ci sono, più il video viene proposto, quindi se vi va mettete qualche like che è totalmente gratuito, non vi costa assolutamente niente, e date un contributo, diciamo, a far girare il video, nell'algoritmo, nei meandri dell'algoritmo di YouTube. E quindi, allora, vediamo perché ha scelto la piramide. Ricordo sempre la piramide. Ti ama o ti prende in giro? Vediamo che ci dice la piramide. Vediamo che ci dice la piramide. Ti ama o ti prende in giro? Spacchiamo di like, su, mettete like. Allora, vediamo con gli arcani maggiori dei tarocchi, tagliamo e vediamo che ci dice. Oh, l'imperatrice, oh, vengono fuori l'imperatrice, il mondo, imperatrice, il mondo, il like antico e le stelle. Oh, questa direi che è una, diciamo, il like anticorno, esatto. Questa è una triade che è uscita, diciamo, molto bella, molto positiva, quindi c'è una connessione profonda con questa persona. Se siete voi, diciamo, l'imperatrice, siete una donna sicuramente, come possiamo dire, una donna sicuramente iperlogica, materiale, non materiale, pragmatica, ecco, diciamo, più votata alle situazioni mondane, diciamo così, che alle situazioni spirituali, mentre la papessa aveva un nonché di più spirituale, l'imperatrice più mondana, tra virgolette, e con dei progetti che potranno andare a buon fine, e comunque una relazione, il mondo rappresenta un po', come dire, il culmine, no? Quindi rappresenta una connessione, quindi questa persona con la quale siete collegati c'è una connessione molto profonda, anzi potremmo dire che avete quasi raggiunto il culmine, no? Con il mondo, quindi quello che vi poteva dare questa persona ve la dà, ve lo sta dando, non potrete chiedere tanto di più, cioè non siamo al bagatto che rappresenta un inizio, quindi se c'è per contro da dire che se non sei soddisfatta di quello che ti dà, questa persona sta dando tutto quello che, diciamo, che da un certo punto di vista può dare, no? Perché è giunta alla fine del percorso, la relazione, nel senso di positivo, ma non è difficilmente, se non t'ha sposato, ti sposerà, ecco, diciamo così. Però è sicuramente una relazione solida, dove c'è sentimento, dove c'è progettualità, le stelle di fatto rappresentano anche la progettualità, e dove c'è connessione, dove c'è connessione. Quindi vediamo ancora che ci dicono due carte, così tanto per estrarle sui tarocchi di Marsiglia. Vediamo anche due carte con i tarocchi di Marsiglia, che ci dicono. Qui escono i denari e l'innamorato, i denari e il due di spade. Ma ecco, anche queste carte qua, beh, l'innamorato uscito dritto rappresenta sicuramente un sentimento, anche se ci può essere la scelta, no? Ci può essere il dubbio tra una cosa e l'altra. Però, visto che sta con voi, quindi direi che la scelta è stata fatta e voi potreste... Il due rappresenta comunque anche la solidità e il 9, il 9 di denari rappresenta proprio una connessione anche basata sulla pragmaticità. Quindi direi che qua, diciamo, c'è amore anche qua, non ti prende in giro,
Però non si può spremere il sangue dalle rape. Ecco, questo è un po' il discorso, il concetto, no? Che se quello ti ha dato X, difficilmente l'evoluzione potrà esserci. Vediamo ancora con i tarocchi del transurfing. L'estinzione del pendolo, ecco, se ci sono dei problemi tenderanno a esaurirsi, tenderanno a venire fuori e insomma il tuo obiettivo lo raggiungerai. Qua abbiamo il vostro fine, il tuo obiettivo, vedete che le vele puntate, quindi estraggo ancora una carta, eccolo qua, il bianco casuale, proprio questi sono gli oracoli. Direi che è una persona comunque pura, che ha dei sentimenti puliti nei tuoi confronti. Ecco, quindi una persona che è centrata su di te, ha dei sentimenti puri, puliti e vuole comunque portare sicuramente avanti una relazione. Ecco, non pretendete troppo perché sta già dando tutto quello che ha a disposizione. Quindi se siete soddisfatti così, bene, se no, o così o pomì, potremmo dire. Bene, vediamo la terza stesa che è quella della stele. Ovviamente le stese sono valide nel momento in cui voi le vedete e la stesa che vi risuona di più è quella. Vediamo la stele, vediamo che ci dice la stele. Partiamo anche qua dagli arcani maggiori dei tarocchi, vediamo che ci dice la stele. Nel frattempo iscrivetevi al canale, anche al nuovo canale Cammino Iniziatico, ve l'ho posto qua, Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco. E mettete un like, come dicevo prima, che non vi costa nulla. Se non volete cacciare l'euro per l'abbonamento o per il coso, mettete un like perché il like fa girare i video su YouTube. Quindi ce ne sono solo 19. Vediamo di farli arrivare almeno a 30. 30 like. Un saluto a Giuliana. Giuliana, bene, bene. Allora, vediamo un attimino. Quindi con gli arcani maggiori dei tarocchi. Quindi ti ama o ti prende in giro? Tagliamo le carte, arcani maggiori dei tarocchi. Oh, il matto! Il mondo di nuovo. E qui cosa abbiamo? E qui abbiamo di nuovo l'innamorato, matto mondo innamorato, di nuovo. Allora, il matto rappresenta, diciamo, un po'. Ecco, questa potrebbe essere una persona che per qualche motivo. Un saluto a Sariccia, a Sericcia. Per qualche motivo vive la vostra relazione in modo ambiguo. Non ha scelto ancora se stare con voi. C'è comunque un'altra persona di mezzo e però è uscito il mondo che rappresenta un po' tutte le possibilità. Diciamo che in questo caso, nonostante la carta del mondo, questa persona è ancora indecisa e potrebbe fare tutto. Quando prenderà una scelta, sarà comunque una scelta importante, perché il mondo è importante, ma attualmente non ha ancora scelto. Quindi potrebbe venire da voi o andare da un'altra parte. Ecco, potrebbe prendervi in giro nel senso che comunque vi sta negando la presenza, come possiamo dire, di un antagonista, vi sta negando il fatto che deve, sta facendo una scelta. Quindi non siete soli o sole, ma c'è un'altra persona per cui. E la scelta, siccome è un matto, diciamo, non è detto che venga fatta a livello logico-razionale, il matto rappresenta anche le persone emotive, quindi questa persona potrebbe scegliere, come dire, in modo impulsivo, senza una vera logica, no? Perché il matto non ha logica ed è la cosa importante, no? Perché se un matto con logica non sarebbe matto. Il matto è per definizione iper emotivo, no? È la persona che fa le cose senza un ragionamento. È diverso da, che ne so, il cinico, ad esempio, che fa le cose con un obiettivo. Il matto le fa su puro impulso, senza una. È un po' una carta quantica. Vediamo che ci dicono ancora. Escono i denari, escono le coppe, escono i nuovi denari. Vediamo un po' di tirare ancora fuori qualche carta.
il cavaliere di denari, sempre i denari, quindi una persona che ha voglia di costruire qualcosa, sicuramente la sua situazione di matto non è che gli piaccia tanto, ma non è così legato. Esattamente così, esce sempre il matto e ha un'altra, ed è mio marito, vedi, guarda te, sei riccia. Esce sempre il matto, ha un'altra ed è mio marito. E questo, infatti, potrebbe essere perché questa cosa qua non ho pensato. In effetti è uscito il mondo, quindi è un'interpretazione interessante anche questa qua di Sericcio, che mi ha dato uno spunto per dire che il mondo potrebbe rappresentare proprio la relazione istituzionale. Però è una persona che deve scegliere, per cui potrebbe arrivare il divorzio, la separazione, ma potrebbe, però se non è arrivata fino ad oggi. Hanno detto, queste carte qua rappresentano invece, diciamo, un desiderio fondamentalmente di stabilità, comunque, di uscire fuori dalla sua mattitudine. Ma vediamo ancora un attimino cosa ci dicono i tarocchi Zen, che servono per dare dei consigli, soprattutto, che ci dicono i tarocchi Zen. E vediamo di tagliare anche i tarocchi Zen. Cosa ci possono dire? Vediamo tre carte, l'intensità, quindi la storia intensa, e ti sta dicendo vivitelo momento per momento, intensamente e con armonia. Questo è quello che devi fare, vivitelo intensamente, cioè viviti momento per momento, intensamente con l'armonia. Tanto è una persona con la quale non ci potrai, come dire, o ti prendi il momento per momento, oppure non riuscirai a ottenere nessun risultato, di fatto, non riuscirai a ottenere nessun risultato. Quindi non puoi con questa persona, diciamo, fare una pianificazione a lungo termine, perché essendo matto, come dire, puoi vivere il momento, il che non è negativo, perché vivere il momento non è che E va bene, bene, vivere il momento non è male, vivere il momento è sempre un qualcosa di importante, di fondamentale, però diciamo che manca un po' di pianificazione, ma vediamo ancora qualche carta estratta. Beh, i soldi potrebbero essere un collante o talvolta potrebbe dividere la reazione dell'ostrica. Ecco, questa persona qua, il matto, diciamo, a una persona istituzionale e una trasgressiva che lo stanno consigliando, ma come vedete questa persona cerca di mettere a tacere l'angelo e ascolta il diavolo, quindi per ora è più, diciamo, ha più potere la persona più trasgressiva. Saluto a Patrizia Perotti, perché vedete che bella questa carta, sempre l'intenzione, no? La reazione dell'ostrica, quindi la chiusura verso l'istituzione e l'apertura alla trasgressione, che poi il diavolo non è così negativo, insomma, non è così male come si pensa. Però diciamo che è uscita anche questa carta qua, che è una carta comunque del fatto che la natura comunque si prenderà cura di te, quindi non, come dire, la provvidenza, come diceva il Manzoni, in certi casi può aiutare, in certi casi può dare una mano. Questo è importante, insomma, è importante se vogliamo renderci conto e capirlo. È una situazione che comunque può essere davvero interessante e importante. Vediamo ancora. Un saluto anche a Roxy, che ci dice ancora questo. Beh, diciamo che esce la gratitudine, esce la legge del 3, quindi proprio il triangolo. Qua c'è un triangolo. E la legge della polarità, Giano Bifonte, quindi Bifronte, quindi c'è un po' di ambiguità. Quindi non c'è niente da fare, in questa terza stesa siete in 3, quindi, come dire, e non siete voi a scegliere. Siete in 3 e la scelta non la farete voi. Quindi vedete un po' come vi può andare questa cosa.
E la persona che deve scegliere è comunque, che sceglierà, diciamo, è comunque una persona, questa persona a cui state pensando, è comunque una persona che farà delle scelte impulsive fondamentalmente, non ragionate. Quindi non pensate, ah, io sono la persona giusta e quindi sceglierà me, perché il matto, è matto e quindi proprio per definizione, essendo matto, non farà una scelta ponderata, una scelta razionale, scelgo questa persona perché così, cos'ha, pomis, così, ma sceglierà a caso fondamentalmente, quindi non è detto che faccia la scelta che voi ritenete giusta, corretta, insomma potrebbe essere una scelta ambigua. Io, mamma, e te tu, esatto, potrebbe essere, ma non è venuta fuori la mamma però. Perché in questo caso più che la mamma è un antagonista proprio, un amante, diciamo, o comunque, o siete voi l'amante o l'amante è l'altra, oppure c'è una relazione in cui questa persona porta avanti, magari non siete né amanti né cose, una relazione, cioè nel senso che non ha una relazione ufficiale con entrambe le persone, ma delle relazioni, diciamo, non ancora consolidate. E vorrà comunque consolidarle, perché quello che viene fuori è che comunque una decisione verrà presa, perché è un saluto a Viviana, perché ha proprio la voglia di chiudere. Questo è per quanto riguarda queste stese. E vi ricordo quindi di, vi ricordo quindi